Vince ancora la pallacanestro viola e raggiunge il secondo posto in classifica. 4 vittorie su 5 partite disputate ed una nuova prova di maturità importante per i ragazzi di coach Federico Cigarini nella gara giocata a Milazzo. Sin dal primo quarto, con Ilia Tirtishnik in evidenza, i regini riescono a volare sul più 9, chiudendo 25-16. Milazzo prova a rintuzzare nel secondo periodo, arrivando al meno 4 prima, al pareggio e al sorpasso poi. Un nuovo canestro del pari arriva quindi dalle mani di Maximovic, pungente come sempre per gli ospiti. Il secondo quarto però palesa nuovamente il talento dell'asso ucraino, che delizia la platea del Pala Milone, e il secondo periodo si chiude sul 40-48. All'uscita degli spogliatoi svincolati, Milazzo, la squadra di casa, viene fuori con un altro piglio più deciso ed impattante. Gara equilibratissima, con i locali avanti con qualche punto di vantaggio, 66-62. Importantissime le giocate di Aguzzoli nel quarto periodo per l'aggancio del sorpasso della Viola. Guerra firma il controsorpasso, ma i locali devono fare i conti ancora una volta con Tirtishnik, letteralmente scatenato e dirompente. Il finale è punto su punto, super intenso. Pesa come un macigno la tripla di Mateja Maksimović, determinante per lo straordinario successo reggino. E domani la lanciatissima formazione nero-arancio giocherà ancora, nuovamente in trasferta, per affrontare Fortitudo Messina, sfida da non sottovalutare.